Ciao ragazze, questo è il trucco ispirato dal corso di Kate Perry a cui ho pensato di abbinare un body painting assieme al vizio. Volevo provare i nuovi acqua color che ho vinto in un contest di make-up e ringraziare ancora una volta Ilaria per il bellissimo premio. Ciao Ila, un bacione! Partiamo con gli occhi, poi sotto nell'info box vi scrivo i dettagli di tutti i prodotti utilizzati. Scusate la pessima messa a fuoco, ma è solo all'inizio. Parto con un primer su tutta la palpebra che poi sfumo con le dita. Nell'angolo esterno dell'occhio uso come base un acqua color viola, mentre da metà palpebra fino all'angolo interno stendo una matita bianca che poi sfumo con le dita. Applico un ombretto viola sopra la base di acqua color e un fucsia carico come colore di transizione tra il bianco e il viola, mentre dall'angolo interno fino a metà palpebra applico un color oro. Dopo aver sfumato bene gli ombretti, traccio una bella riga di eyeliner. Sotto l'occhio riutilizzo gli stessi colori che ho usato nella palpebra, quindi un viola nell'esterno dell'occhio e un color oro nella parte interna. Dopo averli sfumati bene tra di loro, con l'eyeliner liquido disegno il classico simbolo egizio. Indossata la parrucca, messe le ciglia finte, ora parto con il body painting. Ho tracciato prima delle linee guida con una matita bianca e ora con gli acqua color vado a riempire gli spazi.
time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. Questo è il risultato finale, spero vi piaccia, un bacione.